Quando da bambino ti dicono tu sei figlio di un drogato, tu sei figlio di una persona malata, tu sei solo figlio di una persona che ti ama come ti può amare. Questo è un libro che ha vinto un premio di recente, il premio della Fondazione Pesciolino Rosso. Il libro si intitola Vorrei essere stata bambina e l'ha scritto Jessica, che è qua accanto a me. Jessica ha solo 25 anni, ha 4 figli a carico. Esatto. Uno solo è tuo, una bambina? Una Sì, esatto, di bambina? 6 anni. Ma come ti sei trovata a 25 anni con 4 figli? Questa è una bella domanda. I miei genitori avevano importanti difficoltà. Purtroppo ho conosciuto sin da bambina il mondo della tossicodipendenza. Sono stata abbandonata dalla mamma, il papà ha avuto poi le sue difficoltà, si è risposato e con questa compagna sono nati i miei 3 fratelli, che oggi sono con me. Nel 2017 i miei fratelli hanno perso la loro mamma e un anno più tardi ho perso io la mamma mia per suicidio. Il nostro papà oggi non sta bene per una malattia purtroppo molto grave e così dal 2018 siamo tutti insieme. Allora, ricapitolando, tu e tuo compagno avete avuto una bambina e Esatto. poi dopo sono successe una serie di vicissitudini che hanno portato i 3 tuoi altri fratelli soli e tu hai scelto di portarteli a casa. Quando Esatto. è scattato in te questo pensiero, riunisco la famiglia, faccio tutte le carte che servono, e quanto è stato difficile? Allora, è stato il passo più difficile. Si arriva ad un punto dove bisogna alzare la mano e trovare il coraggio di denunciare tutto quello che non va. È successo che quando io ho perso la mamma nel 2018, mi sono veramente resa conto che per capire il dolore lo devi veramente attraversare. Perché io con i miei fratelli, quando è mancata la loro solo un anno prima, avevo sofferto tanto con loro. Eppure quando è capitato a me, io lì non sapevo più chi ero. In quel momento ho capito che la priorità assoluta era quello che sentivano i bambini, quello che vivevano loro. E che loro avevano bisogno del diritto di essere ascoltati e di vivere la loro età, di essere bambini, di essere adolescenti. Quindi ho detto, Jessica, è vero, sei piccola. Avevo paura di alzare la mano, di dire, ma chi mi darà ascolto? Chi si fiderà di me per un compito così grande del mio compagno, perché lui in tutto questo è fondamentale. I miei fratelli hanno 15, 14 e 12 anni e sì, con loro sto rivivendo tutta la mia adolescenza, tutta la mia infanzia e da loro sto imparando tantissimo. Non avendola vissuta, faccio fatica a vedermi adolescente, perché ho avuto sempre delle responsabilità troppo grandi sulle spalle. Però la cosa che mi manca di più in assoluto è la spensieratezza. Ho avuto una giovinezza molto dolorosa, sia nell'infanzia che nell'adolescenza, sino a quando sono andata via di casa e purtroppo anche dopo. Quando ho vissuto l'abbandono della mia mamma, quando ho vissuto l'amore dei miei genitori in un modo non libero, non pulito, ma semplicemente perché loro erano imprigionati nel loro dolore, nelle loro difficoltà. E in quel momento, fino a 2 anni fa, io avevo tanta rabbia dentro. Stavo facendo crescere l'odio dentro di me, questa cosa mi ammazzava. Perché tutti i giorni mi chiedevo, ma com'è possibile che un papà o una mamma possano fare a un figlio una cosa così, possano lasciargli tutto questo dolore? Poi qualcosa è cambiato. La tua storia è raccontata appunto in questo libro Vorrei essere stata bambina, che ha questa quarta copertina in cui scrivi: solo imparando ad amarti riesci ad amare pienamente il tuo prossimo. E quando hai imparato ad amarti? Quando è mancata mamma, ho capito che non sapevo chi ero, non sapevo guardarmi allo specchio, vedevo il vuoto. E c'è stata un'amica nel libro, ne parlo, che in quel momento mi ha chiesto, ma tu che bisogno hai? E io mi sono guardata, avevo 22 anni, non sapevo cos'era un bisogno, non sapevo chi ero, che valore aveva la vita, cos'era, perché meritava di essere vissuta. E lì ho iniziato a cercare tanto e a ricostruire tutto quello che nel tempo si era rotto. E questo è il tuo libro. Grazie, buongiorno mattino. Grazie a voi.